Bentrovati a tutte e a tutti a questa lezione numero 7 su linguaggio e programmazione C a cura di Team Informatica Oventutto. L'argomento di oggi riguarda la composizione dei problemi in sottoproblemi mediante la metodologia top-down. I sottoprogrammi, come scrivere le procedure e le funzioni e quali sono le differenze in C, ma comunque in generale, le procedure e le funzioni parametriche nel linguaggio C. Cosa sono le variabili globali e locali? Questi sono tutti argomenti di carattere generale. Ovviamente la trattazione sarà sintetica perché daremo maggior risalto alla parte pratica. In effetti, uno dei problemi fondamentali della programmazione è la possibilità di risolvere un problema e scomporlo in sottoproblemi. Spesso il problema non può essere risolto attraverso un'unica soluzione perché è composto da più richieste, da più funzioni e da più procedimenti e quindi è opportuno scomporlo in sottoparti, ciascuna delle quali viene dedicata ad un'attività specifica di risoluzione. Sostanzialmente questo ci permette, diciamo, di avere innumerevoli vantaggi. Il primo fra tutti è la possibilità di condividere la soluzione del problema con altre persone, come si fa normalmente quando si sviluppa un programma in maniera professionale. In particolar modo, il concetto fondamentale che deriva poi dalla scomposizione di un problema in sottoproblemi è il concetto di sottoprogramma, come unità logica indipendente che assolve, diciamo, a un compito specifico, secondo una soluzione che può essere di tipo algoritmico. I vantaggi sono sostanzialmente che si realizza, diciamo, la portabilità del codice in altri programmi, che si può riutilizzare lo stesso codice, che ti semplifica la risoluzione del problema complesso. E quindi, diciamo, sono tre vantaggi abbastanza importanti. Quindi, sostanzialmente, la prima definizione dovremmo vedere nel linguaggio di programmazione C come viene definita la procedura. La procedura è un sottoprogramma che effettua un'elaborazione autonoma. Nel linguaggio C viene dichiarata con la parola chiave void, nome, le parentesi tonde, elenco argomenti, ve l'ho inserito fra parentesi quadrate perché eventualmente è opzionale, ma poi vedremo che in realtà è quasi sempre necessario specificare gli argomenti. Il codice di risoluzione fra parentesi graph. Questo è un esempio di una procedura. Una funzione invece deve obbligatoriamente ritornare un valore al programma chiamante. Il programma chiamante che invoca appunto il sottoprogramma può essere il main o un altro sottoprogramma di livello superiore. La dichiarazione avviene indicando il tipo di ritorno, cioè il tipo di dato che ritornerà da questa funzione, il nome, la stessa sintassi con l'elenco degli argomenti, il codice e per finire l'istruzione retard con un ritorno che deve essere, perciò ho scritto qui, tipo, dello stesso tipo della funzione, con un valore o una variabile. E quindi sostanzialmente questo è un po', diciamo, l'aspetto fondamentale. In particolar modo, le procedure e le funzioni conviene scriverle in maniera parametrica. I parametri formali non sono altri che argomenti della procedura o della funzione che risolvono il problema in maniera indipendente dal programma principale o dal problema stesso, se vogliamo. Il problema fondamentale, e che poi vedremo adesso con un esercizio, è come possiamo risolvere il passaggio di scambio dati da un programma chiamante a un programma chiamato, quindi da un programma a un sottoprogramma. Diciamo che il passaggio per il valore prevede che i parametri trasferiscono in input i valori delle variabili all'atto della chiamata, ma non permettono, anche dopo l'elaborazione all'interno del sottoprogramma, un ritorno di questi al chiamante. E quindi il passaggio per il valore avviene indicando semplicemente il tipo e il nome del parametro come argomento delle procedure o funzioni. Diciamo che fondamentalmente nel momento in cui il mio dato deve essere trasferito dal programma chiamante, che può essere il main, ma potrebbe essere anche un altro sottoprogramma, al sottoprogramma
tutto il programma, fatto l'elaborazione, poi deve effettuare un ritorno, dobbiamo utilizzare o la notazione puntata con l'asterisco o il simbolo di e-commerciale. Quindi, in questo caso, ti parlo di passaggio per riferimento, referenza o indirizzo. Adesso andiamo a vedere subito un caso di utilizzo di queste particolari situazioni nel linguaggio di programmazione. Ti voglio solo aggiungere, per terminare la parte di presentazione, che esiste il concetto di variabile globale, che è visibile in tutti i programmi e in tutti i sottoprogrammi, quindi almeno i sottoprogrammi, e le variabili locali che sono definite all'interno del sottoprogramma dove vengono utilizzate. Ti conviene non utilizzare variabili globali nel sottoprogramma, perché in questo modo crei una dipendenza funzionale dal programma, diciamo, specifico, dal tuo problema del sottoprogramma. Se l'obiettivo nostro è quello invece di poter trasportare senza riscrivere il codice, devi rendere i sottoprogrammi indipendenti. Adesso andiamo a vedere come scrivere questi sottoprogrammi. Andiamo a scrivere il nostro codice in linguaggio C, vado a definire la libreria. Definisco un primo prototipo di procedura, diciamo somma, la quale prende due parametri in ingresso, che sono A e B, due numeri, e devo restituire nel parametro S, passato per il valore, la somma. Ma già ti dico che non funzionerà, ma io te lo faccio vedere per farti capire qual è il problema. Vado a questo punto a scrivere il mio main. Nel mio main vado a fare altro che dichiarare il numero 1, numero 2 e il risultato, che inizialmente sarà 0. Chiedo, mediante l'istruzione di output, con un messaggio di inserimento dei due numeri, giusto per essere precisi, lo vado ad articolare attraverso un'unica istruzione di input che prevede due inserimenti numeri. Perfetto, vado a questo punto a scrivere l'invocazione del sottoprogramma, estendo la procedura, la chiamata semplicemente con il suo nome, sostituendo ai parametri le variabili che io ho inserito nel main. A questo punto vado a stampare il mio risultato, quindi sto scrivendo ancora il main, in realtà noi dovremmo scrivere il mio sottoprogramma, però io ti faccio capire che diciamo inizialmente la cosa può essere fatta così per capire bene la questione, e quindi qua mi aspetterei il mio risultato. A questo punto andiamo a definire la funzione, anzi la copiamo direttamente dalla riga 2 perché tanto è la stessa cosa, e andiamo a fare quello che si chiama l'implementazione, mentre ciò che abbiamo fatto il prototipo è molto banale, e scriviamo S uguale a più B, punto e virgola. A questo punto vado a salvare il mio file, vado a salvare semplicemente salvando perché già ho assegnato un nome all'apertura, vado a compilare, ok, mi dà un errore legato alla mancanza di una virgola qui, ok, un errore di battitura. Ok, a questo punto, avendo fatto il copia e incolla, l'errore viene ripetuto. Ok, e adesso eseguiamo il nostro programma. Inseriamo due numeri e la somma è 0. Che cosa è successo? È successo che chiaramente questo qua, essendo passato per valore, non viene ritornato al programma. Andiamo a inserirlo con la notazione puntata. Ovviamente nella chiamata dovremo passare non più per valore, ma la notazione puntata. Ancora un errore, perché ovviamente adesso non sarà più praticamente solo, diciamo, S, ma sarà la notazione asterisco S. Ok, abbiamo ancora un, diciamo, errore, perché dobbiamo andare a effettuare, diciamo così, la chiamata in maniera tale che lui mi torna un valore.
Quindi vado a inserire qui al commerciale e passando l'indirizzo di memoria del dato, perché la notazione puntata per l'asterisco è un AI commerciale, ti permetterà di trasferire in ingresso e in uscita i valori. Inserisco due dati, 3 e 10, e la somma è 13. Quindi in effetti noi abbiamo dichiarato un puntatore. Qui rappresenta l'indirizzo di memoria della variabile che viene condivisa dal programma chiamante e il programma, diciamo, la nostra procedura. Potevo anche fare in un altro modo, dichiarando una funzione. Ovviamente possiamo risolvere il problema del passaggio per riferimento anche in un altro modo. In che modo? Definendo una funzione. Allora, per la funzione devo chiaramente prima definire il prototipo, lo mettiamo qui, lo chiamo int somma 1, non lo posso chiamare nello stesso modo. Questa volta i parametri sono solo i due valori in ingresso alla funzione. Vado a copiare la mia funzione, inserisco l'implementazione qui e farò semplicemente return, posso farlo tranquillamente in questo modo, a più b, ritorno alla somma dei due numeri. Ovviamente all'atto della chiamata qui dovrò fare risultato uguale, diciamo somma 1 di n1 n2. Io, per comodità di ragionamento e per farti capire bene la differenza, te la faccio reinserire un'altra volta due numeri per farli con due numeri diversi, in modo che tu ti rendi conto che in effetti le cose cambiano. Ecco qua, a questo punto vado a compilare. Allora, ho messo una parentesi di troppo, ok, è tutto a posto, vado a eseguire. La prima volta inserisco 10 e 3, ed è 13, vedi, adesso mi chiedete gli altri numeri, questa volta metto 24 e 26, e quindi ti ho fatto con la funzione la stessa, diciamo, situazione. Cosa sarebbe meglio dal punto di vista dello sviluppo? La cosa migliore da fare è cercare di evitare, quando più è possibile, la chiamata per indirizzo. Perché in realtà, diciamo, è opportuno utilizzare delle funzioni che mi ritornino dei valori. Però in realtà alcune strutture di dati, ovviamente non sono oggetto della lezione di oggi, vengono passate per indirizzo. E quindi, diciamo, è importante ricordare questa notazione. Però, fra l'altro, sono passate per indirizzo in maniera implicita. E quindi questo è il nostro primo esempio. Ovviamente, quindi, ti ho fatto vedere la differenza fra una procedura che, se deve restituire un output al programma principale, in questo caso dove utilizzare la notazione puntata, o potevo utilizzare anche l'AI commerciale, non sarebbe cambiato il discorso, oppure utilizzare la funzione. L'invocazione della funzione e della procedura avviene in modo diverso, vedi? Qui viene invocata per nome e qui come risultato di una formula, come se fosse in effetti una funzione intrinseca del nostro linguaggio. E qui ho utilizzato semplicemente i parametri formali, potevo predichiarare una variabile qui, tranquillamente, una variabile locale, la chiamavo z, che inizialmente era uguale a 0, poi a questo punto scrivevo qui z, è solo un modo per allungare il codice, ma giusto per farti vedere che potevi fare anche in quest'altro modo. Andiamo a ricompilare, ovviamente il risultato sarà sempre lo stesso. Andiamo a inserire i dati e vedi che il risultato è sempre lo stesso. Con questa è conclusa la video lezione, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al blog, grazie, arrivederci.